penso che c'è poco da dire, basta vedere il malcontento diffuso tra le donne e gli uomini del Corpo Forestale dello Stato in merito a questa antistorica e assurda militarizzazione di un corpo di polizia e ordinamento civile. Io, Renzi ha un merito in tutta questa vicenda, quello di aver unito tutte le sigle sindacali, ma proprio tutte. Oggi manifestano qua sotto il Palazzo della Funzione Pubblica perché? Perché in tutti questi mesi non sono stati minimamente ascoltati, sono stati ignorati. Il rischio di quello che sta accadendo, a mio avviso, è grave, perché si crea un grave precedente. Insisto sul fatto che si militarizza una forza di polizia a ordinamento civile. Questo è un grave precedente, è pericoloso, è antistorico, va contro quello che sta avvenendo in Occidente. Quindi, cosa noi chiediamo? Noi come forza politica del Movimento 5 Stelle abbiamo chiesto sin dall'inizio di bloccare l'assorbimento e lo smantellamento del Corpo Forestale dello Stato, ma oggi siamo in piazza per accogliere le istanze che vengono da loro, dalle donne, dagli uomini del CFS, in merito ad almeno una sospensione di un anno, perché ci sono molte questioni che stanno venendo così alla luce e che dimostrano l'incostituzionalità di quello che si sta portando avanti. Quindi veramente, ecco, noi oggi umilmente siamo al fianco delle donne e degli uomini del CFS che si trovano di fronte a questa assurda militarizzazione che rischia di disperdere competenze e funzioni che hanno quasi 200 anni di storia a difesa dei beni comuni e dell'ambiente. La scusa della razionalizzazione, della riduzione dei costi, è soltanto una palla, perché i costi della politica non li hanno mai razionalizzati, però devono razionalizzare il Corpo Forestale dello Stato. Loro hanno scoperto molti reati relativi alla Terra del Fuoco, dove tuttora tanti cittadini muoiono ad ogni respiro. Loro hanno scoperto tantissimi, appunto, reati infamanti, oltretutto in un paese come l'Italia, che dovendo campare sempre di più di turismo, addirittura avrebbe bisogno di un'implementazione di questo corpo, di nuove assunzioni, di più persone, appunto, capaci di fare il lavoro che fanno loro. Ora, il Movimento 5 Stelle è contrario allo scioglimento, contrario del tutto. Per noi questa norma deve essere totalmente rigettata, cancellata. La norma per lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato l'ha fatto il ministro Madia, la stessa che ha fatto la riforma della pubblica amministrazione, che in parte qualche settimana fa è stata bocciata dalla Corte Costituzionale. Cioè, il ministro della funzione pubblica che gli bocciano la riforma per la pubblica amministrazione può essere legittimata nel fare una norma che sciolga, appunto, che scioglie il Corpo Forestale dello Stato? Gli stiamo dicendo: prendetevi del tempo, avete toppato sul decreto sulle banche, avete toppato sulla pubblica amministrazione, avete toppato sulle riforme costituzionali, perché dovete andare così dritti come un treno rispetto allo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato? Prendetevi un anno di tempo.